Ciao a tutti, bentrovati qua su Vars Production, il vostro canale preferito come al solito. Sono qua con un altro articolo di Vice. Mi sto muovendo i coglioni. Comunque sia, qua Vice oggi ci propone 10 domande che hai sempre voluto fare a un milionario. E io sinceramente di domande a un milionario non gliele avrei mai fatte, nel senso, fanculo, ok? Come si diventa milionario? Appunto, sarebbe più importante un articolo del genere. Cosa stai guardando? Scusa? Ma perché ci sono delle OCB lunghe qua? Scusa. Te hai recensito le OCB lunghe? No. Qualcuno è venuto a farsi un pollo qua. Vabbè, ci sta. La gente viene qua in studio e si fuma le torce. E non siamo noi. Comunque sia, vabbè, l'articolo parte con l'introduzione a questo Christian, come Cristo si chiama, c'è 55 milioni di dollari, bla bla bla, una sega mentale dalle che non c'è più. E chi se ne frega? Partiamo subito con le domande. Avere tutti questi soldi ti ha cambiato? E Christian risponde: cerco di non farmi cambiare dai soldi. Molti uomini ricchi, ad esempio, non si preoccupano della loro salute o della loro forma fisica, perché pensano che le donne li verranno anche con la pancia. Li vorranno. E sono gli occhiali che fa riflesso. Anche con la pancia. Sarà anche vero, ma io cerco di rimanere in forma. E poi cerco di stare alla larga da chi mi vuole solo per i soldi e non per la persona che sono. Vabbè, so che sembra brutto da dire, ma questa preoccupazione ha cambiato il mondo in cui gestisco la mia vita sociale. Il modo in cui gestisco la mia. No, perché davvero, non sto scherzando, io c'ho qua il riflesso del faretto che va sullo schermo e fa un casino. Adesso tendo a fare amicizia solo con le persone ricche. Eh beh, certo, no? Perché ovviamente fra punk... Benvenuto nel club. Cioè, fra punk si fa amicizia con i punk e tutti gli altri fanno cagare. Fra poveri si fa amicizia solo con i poveri e tutti gli altri. Beh, povero punk di solito combacia. Appunto, guarda questo qua. Però io sono ricco, lui è povero e siamo amici lo stesso. Vabbè, la seconda domanda, dobbiamo leggere una domanda a testa perché almeno... Non ti sembra una cosa triste? Io non vorrei mai avere una relazione del genere, ma è anche vero che io sono piuttosto attraente e molte delle persone di cui sto parlando non lo sono. Ad esempio, conosco un tizio che ogni volta che incontra una donna dopo 5 minuti ci sta parlando e sempre dirle che ha centinaia di migliaia di dollari. Ok. Ha mai avuto una relazione con qualcuno più ricco di te? No, è la Madonna, cioè questo qua ha avuto soltanto gente più povera, perché minchia, non so, vai a parlare con Bill Gates. È una relazione con Bill Gates. È che voglio una relazione con Bill Gates. Vabbè, no, anche perché è difficile trovarne, scusate. Ci sono solo 200.000 persone veramente ricche al mondo, la maggior parte di loro sono uomini e più vecchi di me. Vabbè. A 48 anni sono piuttosto giovane per essere un milionario. Vabbè, mia, tira. Beh, che cazzo credi? Cioè, Mark Zuckerberg c'aveva la mia età ed era già milionario. Appunto, cioè, Zuckerberg penso che non abbia 48 anni e ha comprato WhatsApp per 19 miliardi. Te che cazzo vuoi, stronzo? Ti preoccupa la possibilità di perdere la tua fortuna? Ma che cazzo dici? Ah no, ho spoilerato la domanda dopo. Io leggo questa, tu leggi quella sopra. Vabbè. È difficile che succeda. Forse potrei finire sul lastrico. Ah, sì, c'è sul lastrico. Lastrico. Io sempre pensavo che fosse apostrofo astrico. Sul lastrico. Come P apostrofo andoro. Mamma mia, se facessi qualche grosso investimento sbagliato, di certo non per il mio stile di vita. Nel 2008, con lo scoppio della bolla dei mutui subprime, ho perso 10 milioni dei 50 che avevo. Sti cazzi. Eppure questa perdita non ha intaccato la mia vita di tutti i giorni. È stato più che altro una seccatura, nel senso che mi sembrava di non aver fatto un buon lavoro. Beh, sono un po' un coglione. Sei mai invidioso di chi è più ricco di te? No, e beh, ovviamente. Ricco fai pure il modesto, no? No, perché non sento il bisogno di avere più soldi di quelli che ho. Certo, se avessi 100 milioni di dollari invece che 50 potrei comprarmi uno yacht o un jet privato invece che affittarli. Sei proprio un povero, cioè via, cioè, noi abbiamo 4 aerei, 12 navi e una nave da crociera. Barboni. Ma non credo che questo mi renderebbe più felice. Sono arrivato alla conclusione che oltre i 30 milioni non ti servono altri soldi. Beh, no. Ovviamente no. Comunque sia, dopo darò la mia personale opinione su questa cosa. Cioè, io tutti quei cash li userei solo per fare i films.
io vivrei sempre da punk, userei tutti i milioni per fare films. Come sta facendo adesso più o meno. Sì. Che non hai milioni. Che uso le mie centinaia per fare i films e il resto per fare il punk. Giusto. Hai mai corrotto qualcuno? No, e anche se volessi farlo, vivo in America e qui non funziona così. Ma cosa? Oh, ma cosa? Siete peggio di Berlusconi. Non ho nemmeno bisogno, mi basta assumere un buon avvocato e ottenere quello che voglio per vie legali. Eh beh. Ma se voglio prenotare un tavolo in un ristorante ed è già tutto prenotato, capita che allunghi al metro $100-200. Vedi cosa serve essere ricco. Come in American Psycho, che c'è la scena in cui deve prenotare al Dorsia, però al Dorsia non c'è mai posto. E c'è proprio agghiacciato con la scena perché dice, fa, salve, vorrei prenotare al Dorsia. Sorride lì in faccia, gli attaccano e lui si sente una merda. Non capisce se deve ucciderli tutti oppure no. Paghi. Ah. Non tocca a me. Paghi le tasse. Beh, minchia, se un ricco non paga le tasse, cioè, c'è proprio. Sei una merda. Negli occhi. Certo, gli Stati Uniti non. Non perdonano. Esatto. Gli Stati Uniti sono un buon posto da questo punto di vista. Specialmente per chi lavora nel settore immobiliare, beh, perché questo c'è anche immobili, ma ho lasciato la Germania proprio perché lì mi toccava pagare il 50% di tasse, la Madonna. Non voglio vivere in uno stato che vuole prendersi metà di quello che guadagno. Sotto questo punto di vista anche l'Italia mi sa che starci all'allarme. Le autorità tedesche hanno le autorità tedesche hanno una mentalità da Robin Hood, rubano i ricchi per dare ai poveri. Sinceramente è proprio un'idea da poveri, giustamente. Quando sei povero, poi quando sei ricco, vaffanculo. Sarà stato povero anche sto qua, no? Di sicuro. Il 30% di tasse è il 30%, che tu sia ricco o povero. Beh sì, in effetti non fa una piega. Perché se devo pagare il 30% di 100 milioni, è la stessa cosa per uno pagare il 30% di 100 euro. Mm-hmm. Perché non tutti sono ricchi come te? Che cazzo di domanda è? Io non gliel'avrei mai fatta una domanda del genere. Ma anch'io mi sveglio sempre la mattina e mi chiedo sempre perché non sono ricco, però poi mi rendo conto che devo morire e basta. Penso che molti non siano abbastanza determinati. Vogliono fare i soldi ma non vogliono impegnarsi abbastanza per averli. Sì, non funziona così. Io tutta la vita che mi impegno e non mi hanno manco ammesso all'università a far cinema. Figli di puttana. Se vuoi potrei vincere una gara di ruti. Mettere su un business devi impegnarti, devi essere motivato e pensare che alla fine dell'arcobaleno troverai la pentola d'oro. Siamo in Irlanda. Quando avevo 20 anni dicevo che entro i 30 volevo guadagnare almeno $1 milione all'anno e ho pianificato la mia vita per ottenere questo obiettivo. A seguito i tutorial di Dario Vignali, sicuramente. A seguito i tutorial di Aranzulla. Di Montemagno. Se incontri un senza tetto, quanti soldi gli dai? Questa è una domanda difficile. Se gli dessi $20 penso che li spenderebbe tutti in una bottiglia di whisky e in quel caso starei davvero facendo del bene. Una volta a Miami ho incontrato un senza tetto e gli ho dato un lavoro. Lavora per me ancora oggi. Secondo me è molto meglio così che non dargli soldi anche tanti. Non hai detto che tutti i senza tetto siano degli ubriaconi, poi vabbè. Sì, che è finito. È finito. Sì. Secondo me più sei ricco più vuoi aver soldi. Guarda l'Italia, cazzo, dove non so, ti mandano le cartelle esattoriali, quelle di Equitalia, alla gente che sì, può permettersi anche di pagare una multa, ma questa multa magari viene aumentata perché ti sei dimenticato di pagare, non avevi soldi, bla bla bla. E magna magna si dice, cioè, da noi perché si dice magna magna, hit and hit. Hit and hit. Perché hanno inventato il condono? Quando per esempio a un cristiano come me, se dovessi fare una roba abusiva, il condono non ci sarebbe mai? E quando perché avevo letto tipo un articolo di Valentino Rossi. Pensate al povero Cri, va in giro col Mercedes nero ma fa la spesa dello spin. Appunto, la stessa cosa. Cioè, mi sembra di aver letto un articolo che Valentino Rossi doveva pagare una multa di qualche milione di euro, no? E hanno detto, no, però, vabbè, te ne facciamo pagare solo un pezzo. Ma perché? Cioè, nel senso, gli hai sti soldi, sì, e paga. Gli hai sti soldi, no, e fa il condono. Dovrebbe essere così una roba del genere, no? Ora, in Italia, se non hai un tot di soldi annui, non ti fanno pagare le tasse, per quello che ne sappia, però può essere che sto sbagliando. Non ve lo dico. Però secondo me... Io c'ho un botto di soldi nascosti in realtà. Vedi quei...
quei blocchi di su mattoni. Sono cash, in realtà. Sì, Micio, questo è lava. The floor is lava. Comunque sia, secondo me, più soldi, cioè, più sei ricco, più vuoi diventare ricco. Guarda Jordan Belfort. Cosa ha fatto? Jordan Belfort. Ah, cosa di Wolf of Wall Street. Con grande Gatsby, cioè, è ovvio, nel senso, io sono ricco, dico, vabbè, mi compro la mia casetta. Però non mi basta quella cazzo di cosa, ne voglio un botto di cose. Per dire, no, è come in GTA 5, no? Perché c'è la gente con 50 yacht, 70 case, eccetera? Sì, poi fanno i ricchi su un videogioco e dici, vabbè, anche io sono ricco in The Sims. Però è così, cioè, soldo porta soldo, cioè, più soldi hai, più ne vuoi, secondo me. E se non fanno felicità... E come droga porta droga, e come... punk porta punk, Albania porta lame. Cioè, secondo me è così, nel senso. Fuori! Secondo me penso che uno che è ricco voglia essere ancora più ricco. Cioè, io penserei così, e ci sta anche. Poi c'è differenza tra chi è diventato ricco, cioè da chi si è arricchito e da chi si è impoverito. No, da chi è nato ricco. Eh sì, c'è molta differenza, perché conoscevo uno che è proprio un coglione, no? Perché qua fa il fenomeno con i soldi del padre, no? Cioè c'è tipo, no, non diciamo che cazzo c'ha, perché sennò può essere riconducibile. Però che cazzo vai a fare in giro il pagliaccio perché sei nato in una famiglia ricca? Cioè, se sei un coglione. Guarda, tipo, non so, Elettra Lamborghini che va in giro a fare la cazzona. Hanno fatto anche un video su MTV. Oppure della gente lì, no, era su MTV. Boh. Beh, c'era una roba del genere, no? E fa, io quando tipo mi sveglio, prendo l'elicottero e vado di là a far colazione. Sì, ma non sei ricco te, è ricca la tua famiglia. Cioè, fai poco il cazzone e poi quando... Coglione. Cioè, se tu sei figlio di Lamborghini, poi Lamborghini muore, tu sei un coglione, ti rimane in mano l'azienda, la fai fallì. Può essere, cioè, questo può anche darsi. Però se mio padre fosse davvero Tonino Lamborghini... Non te la lasciate all'azienda. Questo è poco ma sicuro, però incaricherei qualcuno e dire, senti, te bada all'azienda, dammi i soldi e siamo a posto così. Io farei. Se tu sei là con il sei il meme di Homer con il manuale con scritto I'm retarded. Così. Come funziona capire L'azienda? Cioè, secondo me c'è distinzione fra chi è diventato ricco e chi è ricco di famiglia. Perché se sei ricco di famiglia vuol dire che sei povero dentro e vai in giro a fare il fenomeno. Ma non che se uno diventa ricco non fa il fenomeno. Però c'è chi diventa ricco e fa il fenomeno, c'è chi diventa ricco e fa l'umile. Senso, perché ha visto lo schifo. Se io dovessi diventare ricco sarei contento, perché ho fatto la ricchezza sul sudore della mia fronte, non sul sudore della fronte di mio padre. Beh, se sei diventato ricco vincendo a gratta vinci, mica tanto, però è il sudore della mia mano, voglio dire, chi è che l'ha grattato? La tua moneta. Della mia moneta. Secondo me è così, nel senso, cioè, il mondo è diviso in ricchi intelligenti e ricchi stupidi. Il ricco intelligente è diventato ricco e boh, può anche comprarsi le cose più inutili del mondo e fare il fenomeno, e poi c'è quello che è ricco di famiglia che fa il fenomeno ed è un coglione, perché vabbè, non vuol dire, secondo me sì, secondo me è così. Cioè, ci sono anche i ricchi diventati ricchi che sono stupidi, tipo Dan Bilzerian. Beh, quello Dan Bilzerian è un coglione, ma può anche essere, però c'è diventato ricco è diverso da nascere ricco, secondo me. Certo, no? Cioè, tu guardi Dan Bilzerian, è diventato ricco ed è un coglione. Donald Trump è nato ricco ed è un coglione. Donald Trump, eh però mica viene dissato da Eminem. Vabbè, però mica, intanto la tua figa bianca, io me la Trump. Mica, non hai sentito Donald Trump di Bello Figo? No. È una bella canzone, no. Ci sta proprio. Comunque sia, diventeremo ricchi anche noi e faremo i fenomeni, perché siamo diventati ricchi, ci sta. Voi aspettateci, perché... diventeremo ricchi con le vostre donazioni. Esatto, appunto, a voi non vi servono i soldi, non dovete diventare come questo qua che si fa le seghe mentali, no, però dateceli a noi che li investiamo per voi, siamo a posto. Comunque sia, come cazzo ha fatto da Gabriele D'Annunzio a diventare ricco? Gabriele D'Annunzio, ma Gabriele D'Annunzio no. Beh, cazzo, guarda, non sfiga, non dirmi che... Ma gliel'ha regalato Benito. Perché Benito non mi ha regalato un cazzo a me? Perché Benito gli ha regalato il vittoriale D'Annunzio in virtù del fatto che D'Annunzio gli faceva paura. Ha detto, minchia, sto qua diventa il duce al posto mio. Ah. Perché a parlare era più bravo. Poteva intortare la gente meglio. Quindi ha detto, uè Gabri Ponte, ti do la casetta e tu stai tra. E lui, ok. Dobbiamo intimidire la gente per farci dare le storie.
è considerato estorsione? Vedetelo con la scorsa puntata degli episodi di Vice e diteci se questa è un'estorsione oppure no. Arrivederci.